comparto che è fondamentale per tantissimi altri settori. Pensiamo all'alimentare, pensiamo al farmaceutico, pensiamo all'edilizia, ma tutto veramente, trasporti. È un settore che in Italia ha ripreso rispetto a qualche decennio fa con grande forza, intelligenza, innovando, però soffre della mancanza di crescita interna, anche perché settori, faccio l'esempio dell'edilizia, sono stati annullati, azzerati. È evidente che riesce ad avere i buoni numeri che ha proprio dal punto di vista dell'export. Bisogna invece che ci sia anche una ripresa interna, anche perché da molti punti di vista è un soggetto fondamentale, l'occupazione ad esempio. Ora è chiaro che dipende da molti fattori, se a valle vi sono settori che non tirano più, l'industria chimica sarà sempre più portata a esternalizzarsi, ma non come momento di crescita, ma con il rischio della delocalizzazione. In Lombardia l'attività è un'attività veramente a livello di primato europeo, bisogna far sì che possa essere uno dei volani della ripresa che desideriamo tutti e che è necessario per il nostro paese.